dei giovani maghi coreani abbiamo detto tutto il dicibile, caro Rolfo. Cosa aggiungere per questo personaggio? Chi ha avuto un'idea bella di fondere magia e tecnologia. Quello lì a fianco, sulla sinistra, non è un tavolino, ma un telecomando di una telecamera. Lui si sta riprendendo e adesso vedrà un numero diviso in due parti. Uno, che è quello che lui fa veramente, e l'altro, tutto visto al contrario. Me lo godo. E mentre te lo godi, cerca di fissare i punti più importanti di tutto il numero. Vedi, ha aperto l'astuccio delle carte. Adesso guarda, questa è carina. Guarda, una singola carta. E viene il pacchetto. Molto magico. Anche lui aveva già provato a vincere il campionato del mondo nel 2012. Era andato vicino a vincerlo. E adesso credo che abbia tutte le caratteristiche per farlo. Mi hai già spiegato quanto sia difficile trattenere gli oggetti con l'apertura delle dita. Sì, perché tenere sono molto grosse e quindi devi fare un allenamento, dicevamo, come per una ballerina che si allena a fare la spaccata, proprio solo per aprire le dita e dilatarle così tanto. Quello che è interessante di questo numero è che lui ha dei momenti che sono cardine, perché in pratica sono quelli che ti permetteranno di rivederlo al contrario. Ah, questo è bello, guarda. Bravissimo. Questi ragazzi sono il futuro della magia, perché i maghi anticamente dicevano: pensa che bello se fossi capace di far volare un mazzo di carte. E loro stanno realizzando i sogni dei maghi di millenni. Sono straordinari. Giovani, bravi, belli, svegli. Sì. La Corea è una scuola incredibile. Pensa che hanno proprio una scuola militare dove si esercitano 8, 9, 10 ore al giorno per raggiungere questo livello. Questo è difficilissimo. Guarda che aprire le carte in quel modo, con quella velocità, 4 per mano, è di una difficoltà pazzesca. Solo che non basta essere bravi, ci vuole anche l'idea originale. Guarda adesso che qui sta andando. Ah. Qui sta per iniziare la seconda parte, dove tutto andrà al contrario? Sì, in realtà qui speriamo che il tavolino non si sia scombinato tutto, perché ovviamente dentro delle cose. Ma io non credo lui l'abbia fatto per caso. Non lo so. Sta segnando dei punti chiave del suo numero. Ok. Guarda. Stop. Torna indietro. Ma tutto. Le carte iniziano a volare. Le carte sospese in aria. Non ho mai visto una cosa del genere. È difficilissimo. Per me è la cosa più... Ah, l'avevo fatta. Guarda. Troppo bravo. E tu conta che è veramente difficile, perché lui si è inventato tutte le manipolazioni anche al contrario. Fatte veloci. Molto più veloci. Vedi l'astuccio ricomposto. Le carte che aveva fatto cadere. Che gli volano in mano. Ti ricordi come aveva iniziato il numero? Sì. Con un foulard che era apparso. Sempre più rallentatore.
ed è ritornato esattamente nella stessa posizione di partenza. Bravissimo. Stenioration, meritata. Beh, io da osservatore quasi esterno, se non da appassionato, ritengo che un'accoglienza così...